Ciao amici, come vedete ho già preparato la planetaria. Oggi vi propongo una torta chiamata Cuzzeul. Io non sono bresciano, la torta è bresciana, si chiama proprio così, Cuzzeul, con i due puntini sulla O. E adesso vediamo gli ingredienti. Ho messo in planetaria due uova e dobbiamo mettere sempre in planetaria lo zucchero, 100 grammi di zucchero. E adesso cominciamo a mescolare. Dovrà venire un composto piuttosto alto e spumoso. Ho messo alla massima velocità. Ho messo sul fuoco intanto 100 grammi di burro ammorbidito, come vedete, lo teniamo da parte. E 80 ml di latte, anche questo per il momento lo teniamo da parte. Poi qui ho preparato 300 grammi di farina e ci vorrà una bustina di lievito per dolci, che metto già all'interno della farina. Verso il latte piano piano, abbasso un po' la velocità, metto a velocità 3 e verso sempre a filo il burro ammorbidito. Alzo un po' la velocità e comincio a mettere la farina. Conviene, come vedete, abbassare la velocità. Nella farina, 300 grammi di farina, ho messo anche il lievito. Adesso cambierò l'attrezzo per girare e metto la foglia. Raccolgo in planetaria tutta la farina e faccio mescolare. A questo punto togliamo la foglia e finiamo di mescolare a mano. Ma l'impasto è praticamente pronto. A questo punto spostiamo e finiamo di girare a mano. Bene, lo spostiamo. Ho acceso il forno a 170 gradi e come vedete qui ho preparato la teglia imburrata. Cominciamo a inserire il composto.
non ce ne sia molto di composto, ma vedrete che la torta si gonfierà. Questo è il motivo per cui va messa bene in teglia. Come vi ho detto, ho acceso il forno a 170 gradi e dovrà cuocere per circa un'ora. Il resto lo farà il calore del forno. Ecco, adesso in forno a 170 gradi per circa un'ora. Controllate sempre così e si alzerà. Ci vediamo a cottura ultimata. Ecco amici, la torta, come vi ho detto, l'ho lasciata in forno non un'ora, ma sono stati sufficienti solo 45 minuti. Ho fatto la prova dello stecchino, adesso va lasciata raffreddare e poi sopra potete metterci lo zucchero a velo. Bene amici, buona ricetta!